Il quarto Festival d'Annunziano si è svolto trionfalmente. Devo dire che sono proprio contento perché la città di Pescara, l'Abruzzo, ma anche molti turisti che venivano da fuori hanno partecipato con gioia a tutti gli eventi. Non ce n'è stato uno che non fosse pieno, anche se erano in concomitanza con altri eventi, da quelli sportivi a quelli ludici, a quelli gastronomici, a quelli di spettacolo, a quelli più densamente culturali. A me ha fatto piacere in particolare che a Pescara si sia tenuto il convegno su D'Annunzio e fascismo, che ha sgomberato definitivamente il campo dai dubbi di chi lo ritiene addirittura un promotore del fascismo, se non un fascista. Gli storici sanno che non è così, ma questo convegno pescarese ha chiuso la discussione. Dopo il convegno del 1963 a Gardone Riviera per il centenario della nascita di D'Annunzio e quello dell'88 a Venezia per il cinquantesimo della sua morte, questo del 22 a Pescara nel centenario della marcia su Roma rimarrà come definitivo e importantissimo nella storiografia. È una grossa conquista. Adesso i prossimi passi sono la festa del Vittoriale, che si terrà il 17 settembre a Gardone Riviera, una grande festa con un tredicesimo premio del Vittoriale a un grande architetto, Mario Botta. Pescara sarà rappresentata dal sindaco Carlo Masci, l'Abruzzo, il presidente Sospiri è in campagna elettorale, quindi non potrà venire, ma gli sono molto grato per tutta l'organizzazione del festival. Poi, che succede poi? A parte che lavoreremo alle prossime edizioni del festival, io ho un progetto che si è interrotto nel 2019 per il Covid. Cioè, si tratta di riseminare D'Annunzio nel mondo. L'Italia è riconquistata, ormai D'Annunzio appartiene agli argomenti di vita quotidiani, non c'è giorno che non se ne parli, generalmente bene, per i più svariati argomenti, perché lui si occupava di tutto e entra in tutto, ma all'estero è un po' dimenticato. Quindi bisogna avviare nuove traduzioni dei suoi libri, bisogna fare convegni, organizzare mostre. Io avevo già iniziato questa attività, abbiamo fatto mostre e incontri nelle principali città europee, ma anche a New York, a Montevideo, a Tokyo, a Kyoto. Adesso si tratta di riprendere l'attività internazionale, appunto per riseminare D'Annunzio. Andrò a questo proposito fra un mese, prima a Singapore e poi a Calcutta, per convegni e appunto analisi, ridiffusioni, ma non si tratta solo di D'Annunzio, perché nessuno viene in Italia da Singapore o da Calcutta per vedere il Vittoriale, si tratta di rilanciare i luoghi d'annunziani dal punto di vista turistico, quindi il lago di Garda, Pescara e l'Abruzzo. Io incontrerò tour operator, responsabili di linee aeree, le nostre comunità all'estero e tutto quanto può servire per portare turismo sui luoghi d'annunziani. L'Abruzzo è stupendo, è poco conosciuto in quei mondi lontani. Lo stesso lago di Garda, dove non si riesce a intercettare il flusso turistico che va da Venezia a Milano. Ecco, opereremo in questo senso. Dopo questi
due viaggi, punto al Sud America, ci sarà sicuramente un'attività importante prima a Panama e poi ai paesi sudamericani. Insomma, amici abruzzesi, ci diamo da fare per questa magnifica regione, per D'Annunzio e per la bellezza dell'Italia.